La casa del volley azzurro, Cavalese, per questo esordio della nostra nazionale italiana, la nazionale campione del mondo, la nazionale che dovrà affrontare un bel periodo di lavoro per sperare di arrivare a quello che è il sogno, i giochi olimpici. Però in mezzo ci sarà la VNL, sotto a Maurizio Colantoni, Andrea La Chirucchetta e dal nostro CT Ferdinando De Giorgi e dall'uomo indice De Giorgi. l'uomo indice di gradimento. E allora, l'uomo indice a questo punto, Fefe, si parte subito con due amichevoli importanti, perché la Serbia, anche se sono sempre gli stessi, però è una squadra tosta, e la Turchia, che è comunque una squadra emergente. Cosa vuoi vedere da questo primo approccio, perché i ragazzi si stanno allenando veramente da pochissimi giorni, no? Allora, intanto la Serbia è una di quelle squadre che è in lotta per qualificarsi, quindi è interessante giocare contro di loro subito. Noi fra 10 giorni siamo in campo, quindi per noi è importante in queste partite già mettere subito l'atteggiamento giusto. Sicuramente alcune cose, insomma, sono da sistemare, perché sono arrivati da poco alcuni, però credo che la parte della lotta, dell'atteggiamento giusto, si può mettere in campo e quindi ritrovare anche alcuni meccanismi con i giocatori, soprattutto del Trento, che sono arrivati all'ultimo momento. Sicuramente c'è tantissima voglia, perché parlando con i ragazzi in questi giorni la voglia della maglia azzurra è pazzesca, cioè, tutti felici, anche i nuovi, perché ne hai convocati di nuovi, andranno in VNL, farai ecco, partiamo proprio da questa prima settimana, perché voi andrete a Rio, troverete praticamente quasi squadre tutte qualificate, però quello non vuol dire niente, perché dovete giocare, dovete alzare il livello da subito, no? Credo in questa, sì, prima settimana. Noi abbiamo l'obiettivo della qualificazione e le altre hanno l'obiettivo del ranking, comunque, che sarà importante per le Olimpiadi ugualmente, quindi credo che alla fine quasi tutte le squadre giocheranno al completo con obiettivi un po' differenti. E abbiamo fatto in questa settimana, devo dire che è stata una cosa bellissima, perché si è creata la comunità Noi Italia, siamo in 30, tutti, esatto, e 30 della VNL, bellissimo, che siamo qui, c'è uno spirito bellissimo di comunità, veramente molto legata al valore della maglia azzurra, e i ragazzi stanno vivendo con grande entusiasmo questa esperienza. Parto da questo e ti chiedo proprio come stai gestendo i gruppi in palestra. Ovviamente ci sono anche la preparazione fisica, c'è un po' di decompressione delle risorse umane, ma come gestisci tecnicamente i 30 ragazzi della comunità italiana? Diciamo che bisogna organizzarsi bene. Lavora di più. Esatto, si lavora di più. Diciamo che gli staff, che poi sono abbastanza organizzati, ma io per esempio ne approfitto insieme al mio staff della squadra seniore, comunque, di stare con tutti e due i gruppi, perché adesso è importante seguire anche i ragazzi che poi arriveranno probabilmente, perché sarà una VNL lunga, e io spero veramente che si crei l'opportunità di poter mettere tutti, però con una buona organizzazione. Ma è bello, perché alla fine c'è uno scambio continuo fra di loro e c'è una vita comune di relazioni che secondo me arricchisce. Assolutamente d'accordo, sai, anche perché si crea quello spirito di squadra e di comunità che alla fin fine, no, dà anche quel valore aggiunto. Poi si stimolano, perché devo dire che c'è grande competizione. Sì, ma la cosa che ti volevo chiedere, l'approccio dei nuovi, cioè i nuovi chiaramente stasera alcuni sono rimasti a mangiare, vedranno la partita, 18 sono qui per questa partita, com'è stato l'approccio? Come l'hai trovati qui la prima volta che sono arrivato per la maglia azzurra? Sono tutti entrati, dico, guarda, il lavoro e l'atteggiamento che hanno avuto è un atteggiamento molto propositivo, positivo, e c'è la giusta competizione, c'è il giusto spirito per lavorare bene. Sanno tutti quanti che in questa prima parte di stagione dobbiamo raggiungere un obiettivo che sarà importante per tutti, e ci sono 30 persone per dare una mano a questo obiettivo. E lo slogan rimarrà sempre Noi Italia. Noi Italia, Olimpia. Noi Italia. Si aggiunge qualcosa. Aggiungiamo perché questo. Vorremmo aggiungere Noi Italia, Olimpia. Olimpia, va bene. Fefe, noi ti lasciamo perché devi fare le ultime. Sì, anche perché è rischiosa questa postazione. Esatto, sì, esatto. Sì, oltre il dito, anche la testa, però ti ha salvato. La testa... fanno fatica a rompermela. Vedi, volevo far vedere questo dito, è un indice che, la battuta è ovvia, li indicherà la via. Ok. Questo invece, cari amici telespettatori, si chiama Ferdinando De Giorgi, lo vedete questo mignolo a scatto? Perché per andare a murare, aiutando Fefè nella sua postazione di muro, questo qui si chiama indice Fefè, mignolo Fefè. Almeno ti ricordi di me ogni volta che... Ci può parlare. Si ricorda di me, questo è... Fefè, bocca al lupo, buon lavoro, e noi adesso torniamo in postazione. Io lascio Andrea, mentre